trois syndicats appellent à cesser le travail pour des raisons propres à chacune de ces entreprises, certes, mais aussi pour protester contre la loi travail, la loi El Khomri. La lotta che i lavoratori francesi stanno conducendo da settimane per respingere la riforma sul lavoro ha contagiato il Belgio e ha raccolto in Italia il sostegno del sindacalismo di base che denuncia la resa senza conflitto dei sindacati confederali italiani di fronte al Jobs Act di Renzi. In tutta la Francia è scoppiata la rivolta nel settore dei trasporti, energetico, nel settore dei porti, degli aeroporti, delle ferrovie, dello Stato, delle raffinerie, anche le mense si sono fermate. E allora perché in Italia non è partita una lotta simile quando Renzo ha deciso di fare il Jobs Act? Alla classe operaia, ai lavoratori, ai precari, ai pensionati è stato costruito un enorme tappo di cemento. Il ruolo che ha svolto CGIL e CISL di impedire che partissero le lotte, non solo di promuoverle, ma di non farle partire. Ecco perché bisogna innanzitutto partire a organizzare un sindacato diverso da quelli, si chiama di base, perché sono i lavoratori a essere proprietari del sindacato. Fare lo sciopero generale a posteriori, quando ormai la legge e i decreti attuativi della Jobs Act sono entrati in vigore, rappresenta in sé un elemento strumentale e anche ipocrita, oserei dire, da parte della CGIL, ma non solo da parte della CGIL, da tutti coloro i quali si sono resi partecipi al fatto che in Italia la riforma del lavoro fatta da Renzi sia passata senza colpo ferire. Dobbiamo renderci conto che la loi travail, il Jobs Act del governo Renzi, tutta un'altra serie di leggi volte alla riduzione dei diritti nel mondo del lavoro non nascono dai governi nazionali, dai parlamenti nazionali che sono ormai diventate delle scatole vuote, perché questi sono ormai dei burattini nelle mani dei tecnocrati, nelle mani della Troica. Il Jobs Act, per esempio, è scritto in quella famosa, nella famosa lettera Draghi-Trichet. La Francia ci insegna che i lavoratori e gli studenti, anche questo è importante da ricordare, vogliono lottare. Perché in Italia questo non è avvenuto? Beh, perché in Italia ci sono dei sindacati riconosciuti, spalleggiati dal potere e c'è una impostazione mediatica che fa sì che vengano presentati soltanto quelle tre organizzazioni, sto parlando ovviamente di CGIL, CISL e UIL. Questo fa sì che pur, anche se i sindacati di base hanno scioperato, hanno fatto vari scioperi generali, cosa è successo? Questo praticamente non è stato assolutamente, ovviamente, né sponsorizzato né presentato all'opinione pubblica. Oggi però noi siamo qua per dire che in Italia dobbiamo riprendere la mobilitazione e il conflitto, lo dobbiamo fare in sostegno dei lavoratori francesi, ma lo dobbiamo fare sulle nostre tematiche, che vuol dire quindi contro il Jobs Act e contro l'accordo del 10 gennaio che vuole ammazzare il conflitto. La lotta paga e paga soprattutto se si è uniti.